Stato che è qui a piazzare la Croce Rossa. Non è detto che il collegamento sia automatico, ma questo presidio che porta l'attenzione del Ministero dei Trasporti. Oggi siamo qui per marzo dopo l'ottima riuscita dello sciopero, l'alta adesione che c'è stata allo sciopero del 17 febbraio. Siamo oggi in presidio qui sotto al Ministero perché vogliamo che ci siano più investimenti per il trasporto pubblico, visto che c'è stato un taglio del 21% e questo non è più possibile tollerarlo per poter fare un trasporto pubblico efficiente e di qualità. Vogliamo che ci siano le internalizzazioni, nel senso basta con le esternalizzazioni e con le privatizzazioni del servizio pubblico, perché è fondamentale avere un trasporto pubblico di qualità ed efficienza, e non è il privato che dà questa efficienza e questa qualità. L'abbiamo visto con lavoratori maltrattati e con stipendi molto abbassati, e con tagli agli stipendi e con condizioni di lavoro e di sicurezza molto precarie. Quindi il privato non è la soluzione. Quello che vogliamo è che ci sia un andamento della ripubblicizzazione dei servizi pubblici, e inoltre chiediamo che ci sia una rivalutazione del mestiere del conducente. Oggi questo mestiere non lo vuole più fare nessuno, c'è un esodo, un'emorragia di personale che va via, e quindi è fondamentale rivalutare e quindi dare un salario minimo giusto a chi fa questo mestiere. Allora, come ci ha detto Francesco, oggi siamo qui perché vogliamo che ci siano degli impegni importanti. Siamo qua per aprire una relazione con questo ministero, che è il Ministero dei Trasporti, anche se oggi ha un... Innanzitutto stamattina chiediamo di essere ricevuti dal ministro, che vogliamo gridare forte la nostra indignazione rispetto all'importanza strategica che si dà al mondo del TPL. Un servizio che è stato reso necessario anche durante gli anni della pandemia e delle restrizioni, e poi, diciamo, con la riapertura totale si è visto che si sono destinate poche risorse economiche al trasporto pubblico locale, quindi una decisa virata verso le privatizzazioni selvagge dal nostro punto di vista, e soprattutto la cessazione di appalti e subappalti che rendono meno il servizio e più precari i lavoratori che ne fanno parte. Noi chiediamo un'inversione di tendenza, ovviamente abbiamo rivendicazioni anche rispetto alla questione sicurezza, perché non è possibile continuare a morire anche nel nostro settore e nel mondo dell'indotto che ne fa parte. L'anno scorso ci sono stati tanti morti sul lavoro in Italia e anche il nostro settore, quello del TPL, purtroppo ha fatto la sua parte. Chiediamo realmente investimenti e il mantenimento pubblico è fatto bene di tutto il servizio.